siccome abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza qua proprio ad Arezzo città e nel territorio della provincia di Arezzo, posso dire che stiamo per riaprire una redazione che sarà composta da giornalisti locali e da collaboratori e da corrispondenti, una squadra che stiamo rafforzando in questi giorni e che fornirà un notiziario del territorio più capillare e più dettagliato. È stata la premiazione dell'Aretino dell'anno l'occasione per annunciare che il Corriere di Arezzo, storico quotidiano della città, tornerà con la sua sede ad Arezzo. Dopo mesi in cui i giornalisti aretini avevano dovuto lavorare dalla sede di Perugia, il cambio di proprietà ha dato la svolta. Il gruppo Corriere, di cui fa parte anche il Corriere di Arezzo, assieme al Corriere dell'Umbria, di Siena e della Maremma, è stato acquisito da pochi mesi dalla Polimedia SRL. Abbiamo scelto la sede, diremo successivamente dove siamo, cosa facciamo, perché stiamo sistemando alcune problematiche tecniche, ma è questione di poche settimane, forse pochi giorni. L'aretino dell'anno, Renato Bircolotti, mossiere in tutti i pali italiani e starter in ippodromo, è stato dunque premiato nella Sala Rosa del Comune di Arezzo assieme alle seconde e al terzo classificato. Un momento di condivisione, di proclamazione di quella aretinità che il giornale ha sempre raccontato e continuerà a raccontare. Vogliamo presentare un giornale che è aperto sia alla città sia al territorio. Io lo definisco un giornale che sia un po' un'agorà del territorio, dove ci si conosce, ci si riconosce e si discute sui temi del giorno che riguardano Arezzo e l'Aretino. Questo lo stiamo facendo presentando già da qualche settimana un nuovo modello di giornale cartaceo, dove già dalle prime pagine c'è spazio ai temi del giorno e dove le cronache locali hanno la prevalenza, ma il Corriere di Arezzo manterrà comunque sempre una finestra aperta anche su quello che accade fuori dal suo territorio, perché è un quotidiano locale ma con vocazione nazionale, fa parte di un gruppo che è il gruppo Corriere, che è un gruppo di più testate locali, ma è un gruppo editoriale di livello nazionale.